Teatro Petrarca di Arezzo in questo giovedì 30 settembre è in pieno svolgimento la festa della scuola dopo tanta troppa didattica a distanza. Sì, se i simboli qualcosa significano, noi oggi abbiamo dato un bel segnale, grazie al provveditore che ha avuto questa idea, di ripartire, ma di ripartire da qui, cioè da un luogo di cultura, dal Teatro Petrarca, uno dei luoghi più feriti dalla pandemia, insieme a una delle categorie più colpite, che è quella dei ragazzi, che certamente vengono dopo coloro i quali hanno subito il Covid come malattia, ma vengono immediatamente prima rispetto al resto del mondo, perché li abbiamo, per tenerli sicuri, chiusi in casa, e quindi abbiamo creato sicuramente delle disfunzioni a cui ora noi dobbiamo mettere rimedio. Certo, questo periodo, soprattutto tra i ragazzi, gli adolescenti, insomma, rischia di lasciare un po' il segno. Le persone sono fatte per stare insieme, e quindi quando vengono costrette a stare da sole, quando vengono costrette ad essere isolate, in qualche modo è sempre una violenza che gli si fa. È stata una terza guerra mondiale. Io sono solita dire che se dopo la prima abbiamo ridovuto costruire le nazioni, dopo la seconda le democrazie, dopo la terza che questa dovremmo ricostruire le relazioni. E quindi a questo punto, visto che il tunnel comincia a farci vedere la propria fine, dobbiamo invece noi essere più forti ad accelerare tutte quelle modalità di condivisione e di relazione, anche innovative, anche nuove, anche fantasiste. Però lo dobbiamo fare con la consapevolezza che abbiamo passato uno dei momenti più tragici della storia dal secondo dopoguerra. Abbiamo risposto a volte con fatica, a volte anche nell'incertezza di trovarsi di fronte a delle novità. Se questa città però ha avuto una situazione pandemica sotto controllo, è grazie ai cittadini che hanno saputo viverla con grande responsabilità e all'alleanza delle istituzioni che non si sono mai lasciate dal tenersi la mano. Sono contento che ci sia di nuovo una festa della scuola, intanto. Cioè, la scuola può festeggiare un rientro in presenza che, anche se è segnato da qualche quarantena, ma assolutamente irrisoria, risibile rispetto al totale delle classi che sono in presenza, ma dimostra che la scuola vuole ricominciare, è in grado di ricominciare come lo era anche l'anno scorso, e lo vogliamo fare, lo abbiamo voluto fare grazie alle partnership del Comune, della Fondazione Guido d'Arezzo, all'interno del luogo simbolo della cultura aretina che è il Teatro Petrarca, perché la scuola è cultura, non è solo insegnamento, lezioni o d'altro. Alla fine il risultato è che noi costruiamo le basi per lo sviluppo culturale e sociale dei nostri ragazzi, e quindi dei cittadini di domani, che sono già cittadini oggi, che quindi stanno imparando e hanno imparato molto da questa tragica situazione che hanno vissuto. Quindi speriamo che oggi veramente di chiudere il periodo che abbiamo trascorso e su questo mattone di oggi iniziarne un altro. Ecco, la situazione dei vaccinati all'interno della scuola, sia per quanto riguarda i professori che gli alunni? Sugli alunni non abbiamo il dato, perché non ce l'ha solo l'ASL che gestisce la vaccinazione, però sappiamo che è un dato molto consistente dai 12 anni in su. Per quanto riguarda il personale della scuola, dobbiamo dire che abbiamo delle percentuali altissime, praticamente non dico che arriviamo al 100%, ma sicuramente è molto molto alto. Il Green Pass è comunque in possesso di tutti, della totalità dei docenti in questo momento, sono pochissimi i casi di posizione contraria. E quelli che non lo hanno è perché hanno situazioni di fatto sanitarie che non lo consentono, ma possono comunque entrare perché fruiscono degli altri dispositivi che la norma mette a disposizione. Quindi la situazione è tranquilla anche sotto questo punto di vista.